un uomo distrutto. Salve, cappellino sempre orientato verso il sole ovviamente, e ieri sera cena comunitaria molto bella, anche se ho veramente sfatto dal sonno, non avevo le forze di parlare con nessuno, e tra l'altro poi hanno cucinato di nuovo tutte le donne, sono state lì un'ora o due a cucinare e effettivamente mi sono sentito parecchio inutile, anche perché poi a lavare i piatti si sono messi tutti gli altri, boh, non sapevo neanche bene cosa fare, ho messo a posto le sedie. E tralasciando questo, ho dormito decentemente, anche se mi mancano sempre tipo quelle 5 ore in più di sonno, vabbè. Oggi non so quanto farò, tanti si fermano tra poco, io invece proseguirò sicuro, almeno al paese successivo. E oppure ancora dopo farò 22 km, forse anche 27, vedo un po' come mi sento. Invece il mio compare Mattia oggi mi sa che allunga, mi ha già staccato, voleva provare a farne tipo 38 e è beato lui che ha la gamba, quindi non so, adesso vedrò. Villambista, 22 km, anche oggi come praticamente tutti gli altri giorni ho detto ne faccio 27 oggi e invece poi ne faccio 22 e vabbè, ci sono anche degli altri qua che si sono già fermati, quindi mi fermerò con loro. E tra l'altro sta albergue dove vado adesso, c'è uno recensito 5 stelle da tutti, quindi deve essere incredibile. E intanto qua sono sotto la chiesa. Ah vabbè, ci tenevo a precisare che la maglietta sembra sempre la stessa, in verità è sempre la stessa, però vabbè, la lavo tutti i giorni ovviamente. E niente, dopo questa cazzata vado a cercare l'albergue, mangio qualcosa, mi riposo. Adios! Un uomo in difficoltà. Cenetta con, sembra una barzelletta, c'era un italiano, un ungherese, una tedesca e uno spagnolo. C'era stranissima perché c'era questa ragazza ungherese e una signora tedesca che parlavano inglese, ma un inglese molto semplice che mi avrebbe fatto piacere chiacchierare un po', però c'era questo spagnolo simpatico però che non parlava malissimo inglese, quindi non sapevo bene, è stato difficile comunicare tutti insieme. E mentre gli altri Italians, non lo sapevo, ma si erano già presi da mangiare, per i fatti loro, ha mangiato sulla terrazza e vabbè, però ho mangiato molto molto bene, veramente. E niente, adesso domani vediamo un po' cosa fare. E adesso è bello fresco, spero stanotte di recuperare finalmente un po' di ore di sonno. E così la smetterò di parlare di sonno durante i video. E nulla, a domani, adios.